Partiamo con le cose di oggi. Allora, praticamente si rovinano i tergicristalli, i maligni diranno. Allora, questo è un video che dovevo fare già da un po' di tempo, ma poi sono stato impegnato con l'Android. Non vogliamo toccare il tasto Android in questa puntata, Allora, il green card ve l'ho già detto, mi è arrivata. Molti di voi già lo sapranno, non ve l'ho fatta vedere perché ce l'ho a casa. Semmai quando arrivo vi faccio vedere la stampata che c'ho qua nel portafoglio. Praticamente vi spiego tutti i passaggi. Allora, premesso che si può avere la green card con molti modi, a differenza del mio processo. Cioè, se vi sposate, se siete famosissimi, se siete ricchissimi o ricchi medi, se avete conoscenze importanti, se conoscete l'ispettore capo dell'immigrazione, insomma molte cose. Nel mio caso non ce li avevo tutti questi requisiti. Allora, come è nato tutto? Allora, nel 1999 ho detto, porca puzzola, nel 2000 millennio nuovo, vita nuova, no? Il classico ho detto, il classico proverbio, no? Allora ho detto, ho richiesto all'immigrazione un visto da turista di un anno, no? Il visto da turista una volta lo davano facilissimo. Poi dopo 11 settembre probabilmente no. Comunque già è stato un caso che mi hanno dato quello un anno, perché di solito te lo danno in 6 mesi. Allora, per andare negli Stati Uniti non c'è bisogno di nessun visto. Con entry normale devi firmare un foglio. Anzi no, adesso hanno cambiato, devi fare un coso online, l'ESTA chiamare. Comunque puoi stare dentro 3 mesi, non c'è nessun problema. A meno che abitate in un paese che richiede il visto, quale Russia, quelli lì, ci vuole un visto. Nel mio caso non c'era, però mi sono detto, siccome volevo provare a stare un anno così, allora ho chiesto il visto, mandato un anno, perché mio fratello stava in Florida, a Pensacola, che lui fa il pilota militare, sui jet. Allora, per quel motivo lì, loro pensando, ah, questo qua se ne va a vivere lì, bla bla bla, allora me l'ha dato. In realtà io non sono andato lì, sono venuto qui, che da qui a Pensacola ci sono almeno 5 o 6 ore di macchina. Però lui era così abbastanza in Florida, quindi ok. Allora, arrivato, solite cose, la macchina, l'appartamento, CVC, solite cose, niente. Vabbè, sono arrivato ovviamente con la valigia di cartone, con il filo, lo spago tutto incerottato intorno, mi sono imbarcato su un cargo, battente bandiera, e sono arrivato. Poi, è stato così per 3 mesi più o meno, ho anche messo annuncio sul giornale, che teoricamente non si può lavorare negli USA se hai un visto turistico o sei un turista, però io volevo giusto vedere, no? Perché magari trovavo lavoro. Poi, nella mente bacata, bastava andare in un ufficetto, visto il lavoro, no problem. Ecco, cavolo. Sì, più o meno sapevo che ci voleva visto il lavoro, ma pensavo che era leggerissimamente più facile. Allora, com'è, come non è, avevo anche lavorato in una compagnia di grafica che però poi non hanno voluto, cioè hanno chiamato un po' in giro anche degli avvocati, però visto che non era così semplice come si pensava. Allora, poi vabbè, c'erano amici che mi avevano detto magari in quel ristorante italiano ti assumono, però alla fine ti assumevano così, ti davano dei soldi, ma tutto in nero, e poi alla fine non concludevi niente, no? Allora, l'unico modo è stato quello di iscriversi a scuola, perché per ottenere il visto di lavoro bisogna avere 4 anni,
una laurea americana o 4 anni di scuola o una laurea italiana, che però poi bisogna far vedere che equivale a una laurea americana, oppure 12 anni di lavoro in un settore, che poi quelli equivalgono a 4 anni di scuola. E io non c'avevo la laurea e non c'avevo niente, cioè c'avevo 4 anni di lavoro in Italia, no? Allora niente, poi mi sono iscritto a scuola, mi sono iscritto a una scuola che faceva solo la laurea breve, no? Che sono 2 anni americani, però siccome c'avevo anche i corsi di inglese da prendere, alla fine sono diventati 3. Poi, per richiedersi un bel famosissimo visto H1B, 2 anni non bastavano, allora ho dovuto fare il trasferimento all'altra scuola e quindi ho dovuto prendere altri corsi generali tipo storia dell'arte, 2 palle, matematica, così così. Allora mi sono trasferito. Quando poi di là ho fatto un altro anno, allora potevo, tramite l'avvocato, perché ovviamente tutte queste pratiche devi per forza avere un avvocato di immigrazione, perché sono complicatissime, se sbagli ti annullano tutto. Allora, praticamente, quando ho finito un anno, che avevo 3 anni di scuola e 4 anni di lavoro, 4 anni di lavoro si trasforma in un anno di scuola, quindi avevo i requisiti per richiedere cose. Allora gliel'ho detto all'avvocato, lui, sì, no problem, facciamo. Allora dopo un po', tac, e mi è arrivato il visto. Poi l'avvocato mi ha detto, non avrei mai creduto che avresti preso il visto senza avere la laurea finita. Dimmelo sopra! Prima non l'ha detto, zitto, furbo! Comunque questo avvocato, devo dire, come ho già detto altre volte, lo consiglio anche ad altri, perché se trovate quelli, andate sulla guida, guardate, ci sono degli avvocati qua. Mi ricordo uno che era andato, però voleva $150 alla mezz'ora solo per parlare. Perlomeno io direi, il primo consulto fallo gratis, io non lo so, no? Ho fatto pagare. Invece questo qui, vabbè, ha voluto soldi ovviamente, però poi se gli dovevi telefonare oppure dovevi chiedergli delle informazioni anche tramite email, no problem, o tramite anche telefono, chiamato una volta. Allora, niente, è arrivato l'H1B, già le cose sono iniziate a cambiare, perché con l'H1B praticamente diventi come se fossi un residente della Florida, quindi la scuola non costava più 4 volte tanto, costava poco, quindi tutto tranqui, così, no? Poi, arrivato l'H1B, il trucco, perché l'H1B è un visto di non immigrazione, vuol dire che lo danno la gente che si pensa che alla fine se ne ritorna nel loro paese, no? Quindi praticamente questo visto dura 6 anni, dura 3 anni, poi lo puoi rinnovare altri 3 anni, no? In tutto 6 anni. Però se stai facendo altri visti, questo lo puoi continuare a rinnovare all'infinito, fino a che non ti danno la risposta. Quando è arrivato l'H1B, il trucco è fare subito le pratiche per la carta verde, perché la carta verde, anche se viene approvata, ci mette comunque gli anni a proprio andare a trovare le pratiche, insomma, e adesso vi spiego fra poco. Allora, comunque c'è da dire che l'H1B, magari uno pensa che sia difficile, sì, difficile a fare, in realtà non è difficile. L'unica cosa sono i prerequisiti, che questi sono questi che vi ho già spiegato, la laurea più o meno, 4 anni di scuola. Poi dopo la compagnia ovviamente che ti sponsorizza deve essere una compagnia attinente, non è che un ristorante, te c'hai la laurea in graphic design, non è che puoi fare l'applicazione per un ristorante, a meno che lì devi fare delle brochure, non lo so. Deve essere attinente e poi basta, il datore di lavoro non è che deve fare niente, non è che deve, che so, fare delle cose stratosferiche, deve solo firmare i fogli, niente. Nel mio caso, siccome la compagnia è piccola, non ha manco dovuto pagare niente, perché se andate in compagnie grandi americane, che so, Google, che so, andate a lavorare alla Microsoft,
così pagano tutto loro, hanno tutti gli avvocati in immigrazione, no? Praticamente probabilmente non paghi niente, no? Poi allora per l'H1 non è che ci vuole tanto niente di che, eh? Vabbè, ci sono un sacco di form da compilare, che te le compila l'avvocato, devi solo firmare, devi pagarlo, devi pagare l'immigrazione e basta. Invece, comunque poi partite con le pratiche green card subito, e invece per la green card bisogna presentare più fogli, bisogna anche fare delle inserzioni sul giornale, che mi ricordo benissimo, $700 un rovino così sul giornale. Tra l'altro l'avevamo fatto, mi pare, nel 2007. Poi non mi ricordo come mai c'era qualcosa sbagliato. Allora l'avvocato ha consigliato di cancellare tutto, ritirare l'applicazione green card e ripresentarlo, perché se poi andavamo avanti così ed era sbagliato e loro l'annullavano, dopo era più casino. Quindi abbiamo dovuto ritirare tutto, ho dovuto ripagare $700 per rimetterlo sul giornale e basta. L'annuncio sul giornale, uno può pensare, ma così trovano sicuro uno. A parte il fatto che la mia posizione di lavoro è un po' ricercata, perché sì, ci sono un stracasino di web design che sanno fare, ci sono un sacco di graphic design che sanno fare, ma io sono più un jolly, so fare tutto, no? E benissimo. No, ci sono, io quando devo fare un sito web guardo i siti, quelli strabelli che vengono i premi, io quelle robe lì non le so fare, no? Sia come grafica che come programmazione, quindi ci sono anche persone, però una persona che sia brava a fare il design e fare il codice e poi anche altre cose, che so, il video, questo, un po' di tutto, è già più difficile, perché anche ultimamente, adesso abbiamo pigliato Kelly, però è difficile trovare queste persone, perché anche Kelly è abbastanza brava sul design, però non sa codificare, non sa fare sti smanettamenti, no? Comunque, l'annuncio sul giornale, ovviamente sono trucchetti quali non mettere le mail, insomma, noi vogliamo fare una roba un po' difficile, no? Cioè, è una cosa un po' così, giusto, no? Cioè, ovviamente se te metti, mandate il curriculum alle mail, chiamatemi, ovviamente riceverei 6 miliardi di curriculum. Noi invece abbiamo messo niente, loro dovevano spedirli via mail, quindi ne sono arrivati un paio, però come ho detto prima non erano quello che cercavamo noi, pareva non cercavamo niente, però non era niente che mi poteva sostituire, quindi quello è quanto. Poi avevo dovuto anche mettere degli spot sulla radio, stesso discorso, ma anche lì li abbiamo messi di notte, perché l'applicazione non è che ti dice, allora lo devi mettere prima pagina, devi scrivere tutto bello, e allora è legale, non abbiamo fatto niente di illegale. Allora, questo è quanto. Poi tutte queste pratiche, un sacco di robe da firmare, compilare, bla bla bla, spedisci. Dopo l'applicazione da green card, probabilmente dopo non so un anno o due, ma praticamente è approvata, quindi praticamente la green card ce l'ha. Io gli avevo chiesto all'avvocato, cioè, ma questo vuol dire che la green card me la danno sicura? E lui ha detto sì, e mi sembrava un po' strano, no? Comunque dopo ti danno anche una data, che nel mio caso era luglio, no, era agosto 2007, no? Perché praticamente l'immigrazione c'ha così tante pratiche che non riescono a starci dietro nel live, no? Con le pratiche attuali, quindi ti devi guardare sto sito web dove c'è sta priority date e ti guardi, quando la prima volta ho guardato loro stavano guardando ancora le pratiche del 2003 ad esempio, adesso non mi ricordo, no? Allora ho guardato dal 2007 che guardo il sito, finalmente nel 2013 hanno iniziato a guardare le pratiche del 2007. Allora l'avvocato gli ha detto, stanno guardando, allora lui mi ha fatto compilare altri fogli. Poi bisognava, erano abbastanza semplici i fogli, anche cose che dovevo fare, fotocopie del passaporto, l'unica cosa era il certificato di nascita, che è l'unico posto al mondo dove viene rilasciato il certificato di nascita, in Italia, e nel comune dove sei nato.
Addirittura ero a Miami perché per sbrigare delle faccende e sono andato all'ambasciata, pensavo all'ambasciata te lo dessero una copia, una cosa tramite computer, niente. L'unico posto è dovuto andare un conoscente, diciamo, che purtroppo è Android, però lo perdoniamo per questa mancanza. È dovuto andare, che lui abita a Torino, è andato in comune a richiederlo il computerino. Gli ho dovuto mandare prima via posta una copia della mia patente, una delega. Dopo ho mandato quello, poi ho dato tutti i fogli. Dopo, non so, un mese mi hanno inviato un messaggio che devo andare a fare l'appuntamento biometrico, cioè prendere impronte digitali e la foto, che sicuramente fra qualche anno ci sarà anche il DNA, perché tutti gli immigrati sono schedati praticamente, hanno preso tutte le dita di qua, quindi se siete degli immigrati non commettete degli omicidi senza usare dei guanti appositi, altrimenti vi beccano subito, o dei reati così, no? E allora ho fatto le foggi. Poi di solito, soprattutto nei casi quando ci sono americani che sposano degli stranieri, vogliono fare anche l'intervista per vedere se effettivamente è un matrimonio vero, un matrimonio sopra per la green card. Nel mio caso, anche con grande sorpresa, non me l'hanno chiesto, cioè non grande sorpresa per l'intervista, perché l'avvocato mi ha detto probabilmente te l'intervista non ti chiamano, perché grande sorpresa è che dopo, non so, 3 settimane è arrivata come per magia. E allora adesso a posto, adesso posso lavorare dove mi pare, stare quanto voglio stare. Ovviamente non sono cittadino americano, questo non ti dà la cittadinanza, quindi non puoi votare e non puoi avere il passaporto americano, e probabilmente se fai dei reati gravi ti posso anche buttare fuori da quello che... cioè prima ti fanno scontare i 27.000 anni che ti daranno qua e poi dopo ti espellono, secondo me. Anche se, non so, mi ricordo la storia di John Lennon non aveva la green card, no? E lui scassava la minchia con sta storia della pace, i fiori, siamo figli dei fiori, bla 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 bla. Allora, all'FBI questo concetto un po' comunista non piaceva e lo volevano sbattere fuori, però poi alla fine non l'hanno sbattuto fuori, però ha pigliato la green card e non l'hanno più sbattuto fuori, non so com'è la storia. Comunque questo è quanto. Allora, facciamo vedere, ce l'ho qui, c'ho una fotocopia, perché se si perde poi sono casinissimi. Ehi. Allora, nascondiamo i numeri seriali, ecco, potete vedere così. Allora, la leggenda metropolitana che circola da che mondo in mondo è che la green card non è verde. Green card vuol dire carta verde, no? Letteralmente. E tutti dicono che non è verde, è rosa. E invece vi posso dire che è verde. Oh, guarda che bella! Permanent resident, bla bla bla, scade nel 2023. Quindi, dal 7 luglio, no, dal 12 luglio 2013 devo aspettare 5 anni, allora a 5 anni, dopo 5 anni posso richiedere l'esamino per la cittadinanza. L'esamino, che consiste in domande relative agli Stati Uniti, può essere facile o difficile. Ci sono alcuni posti tipo Miami, gente mi ha raccontato che è proprio, perché Miami è un po' magna magna generale, no? Io direi Miami come una città che adesso non vogliamo citare, o se no si arrabbiano tutti. È un po' un magna magna generale, no? Allora vai lì, ti chiedo chi è il presidente degli Stati Uniti, bla bla bla, quante righe c'ha la bandiera americana. Però può essere anche difficile, perché ti potrebbero fare domande quanti senatori ci sono, chi è stato il 51esimo presidente, cose così, la carta dell'indipendenza, non lo so. Dipende, non lo so. Quindi ti danno un libretto da studiare. Allora, dopo di quello, dopo ti danno il passaporto, bla 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 bla. Poi c'è da dire che per l'Italia uno si può tenere la doppia cittadinanza. E io la tengo, tanto è gratis, insomma. Per alcuni stati come la Scozia, ad esempio, mio amico scozzese, lui, se vuole diventare cittadino, deve rinunciare a essere cittadino inglese.
e questo non lo farà mai. A parte il fatto che il discorso Scozia lo dobbiamo riaprire, perché gli scozzesi odiano gli inglesi. Cioè, si parla sempre Italia, Padania, secessione, ma gli scozzesi sono uguali e loro vogliono proprio la secessione, perché li odiano proprio gli inglesi. Però questo è quanto. Allora, per il momento è tutto. Ciao a tutti!